Ioli, che ha organizzato questa splendida iniziativa insieme alla rivista di diritto amministrativo, tra l'altro splendida perché mi sembra veramente bella l'idea di ragionare sui maestri del passato, quindi diciamo questi ritratti di maestri del passato mi sembra appunto un'idea che vi copieremo come costituzionalisti, sicuramente, però appunto se ci lasciate copiare perché è particolarmente felice. Insomma, avere Margherita con noi, diciamo, è stato un ulteriore apporto importante e noi appunto già con gli altri professori di diritto amministrativo, ma poi in particolare con lei, non nascondo, appunto e anche appunto già con tutti gli altri, insomma, vorremmo davvero sempre di più comunque trovare anche occasioni di scambio e di incontro fra amministrativisti e costituzionalisti. Tra l'altro, appunto, oggi ricordiamo un professore, e io sono molto lieta come prorettrice appunto alla legalità che mi sia stato dato questo compito istituzionale di ricordare un professore importante, molto importante per il nostro Ateneo, perché lui è stato tantissimo in statale, prima era stato a Macerata, poi a Modena e infine nel 1958 è arrivato all'Università Statale di Milano. Personalmente non l'ho conosciuto perché appunto mi sono iscritta dopo, che era appena dopo forse che fosse andato in pensione, ma insomma, però lo conosco attraverso le sue opere, ma l'ho conosciuto anche molto attraverso poi la testimonianza di suoi allievi, perché aveva tanti allievi, insomma aveva una scuola veramente molto importante, persone che facevano l'esame con lui ricordavano appunto Amort che arrivava con tutti i suoi assistenti e c'era questa, diciamo, come si dice, aura di rispetto per il maestro, insomma, questi ricordi mitici che ovviamente ne abbiamo appreso però dalle parole di altri. E poi in particolare io ho lavorato tanto, soprattutto nei primi anni e soprattutto quando il mio maestro è andato alla Corte Costituzionale, purtroppo per troppo poco tempo, con Gianfranco Mor, che quindi era suo allievo e insomma, per cui tante cose anche più, diciamo, personali o più di impostazione, più di metodo me le ha raccontate lui. Oggi il convegno è giustamente appunto organizzato da amministrativisti e si ragionerà sui profili, sul ritratto di Amort amministrativista. Mi piace dire due cose solamente, scusatemi perché ovviamente tutti i professori di diritto amministrativo a cui dirò queste cose le troveranno una banalità, però ci sarà anche qualche giovane e a me piace sempre comunque, diciamo, l'idea magari qualcuno non lo sapeva e insomma. E ricordare appunto che Amort è stato un costituzionalista anche importante, e soprattutto far parlare quell'apporto fondamentale di Amort che fu all'Assemblea Costituente attraverso le parole di Dossetti, che sono parole ricordate in un ricordo di Dossetti, ricordate attualmente, perché Amort fu il primo dei non eletti in Assemblea Costituente, quindi non partecipò all'Assemblea Costituente, però ci dice Dossetti che diede un apporto fondamentale e come cito le sue parole: Amort non fece parte della Costituente, ma attraverso principalmente di me e gli diede un contributo alla Costituzione che forse oggi è difficile poter ricostruire. Certo che non ci fu problema affrontato dai costituenti sui quali io non lo consultassi e delle volte impegnandolo anche in ricerche e in studi. La sua collaborazione indiretta alla Costituzione, indiretta, è stata di un peso rilevantissimo. Questo mi è d'obbligo attestarlo, anche per questo io non fui altro, per certi aspetti, che un prestanome e dietro di me c'era Amort. E quindi credo che a lui si debba molto delle cose migliori che si trovano nella Costituzione e si sia evitato molto delle cose peggiori che potevano accadere se lui non fosse stato sempre così acuto e avvertito consigliere. Questo, diciamo, la storia ancora, non solo dell'Assemblea Costituente, perché noi ovviamente la storia, almeno come costituzionalisti, la conosciamo tantissimo anche attraverso soprattutto attraverso gli atti, leggendo gli atti. Però il clima culturale dell'epoca, anche comunque la trasformazione del pensiero di studiosi e di professori, che come Amort comunque erano
diventati professori prima. Ecco, questi aspetti secondo me sono di estremo interesse e sarebbe veramente bello anche ragionarci poi insieme, e proprio costituzionalisti e amministrativisti. Per cui niente, semplicemente con questa banalissima riflessione volevo però appunto sottolineare l'importanza di questo studioso, di questo professore per il nostro Ateneo, appunto un Ateneo insomma, di cui mi onoro di appartenere in questo momento, di essere anche prorettore, anche a nome del rettore. Vi ringrazio, vi auguro un ottimo convegno. Purtroppo io ho l'ultima lezione del mio corso di giustizia costituzionale, quindi starò insomma ancora un attimino con voi e poi devo andare fisicamente, perché per fortuna è un corso che siamo riuscita poi a finire in presenza e di questo siamo lieti. Speriamo davvero di vederci presto. Tutti, insomma, o non solo i colleghi milanesi, ma anche appunto tutti gli altri. Grazie e buon lavoro. Grazie davvero Marilisa D'Amico per le tue parole, per l'inquadramento anche dogmatico che hai dato della figura di Antonio Amort. Io passerei la parola brevemente, se d'accordo, al presidente della nostra associazione Professori Italiana di Diritto Amministrativo, Francesco Manganaro, che è venuto come uditore per sentire, quindi ne sono grata doppiamente. Ma grazie professoressa Ramaioli, grazie Margherita. Come hai detto bene, sono venuto come uditore, quindi non vi farò perdere tempo. L'unica cosa è porgere un saluto a tutti voi, ricordare prima di tutto che la rivista Diritto Amministrativo che organizza questo incontro è una rivista su cui quando ANVUR non esisteva e non c'erano le fasce A, già tutti noi sapevamo quanto fosse importante. Quindi saluto in questo momento in particolare il professore Alberto Romano, ma tutti voi della direzione della rivista per l'importante ruolo che la rivista ha sempre mantenuto in questi anni. E ovviamente, come ha già detto la professoressa Marilisa D'Amico, l'idea che avete avuto di richiamare alla nostra attenzione i grandi maestri del passato è una ricchezza rispetto a, innanzitutto per noi, non lo dimentichiamo, ma ancora di più probabilmente per i giovani allievi a cui abbiamo consigliato di seguire queste iniziative proprio per conoscere sempre di più i nostri maestri. Ricordo soltanto, ma non vado oltre, quanto ha insegnato Amort sulla pubblica amministrazione e il diritto privato. Insomma, dico, non vorrei dire ulteriori banalità su questo punto. Ringrazio ancora una volta del vostro invito e seguirò finché è possibile questa interessante iniziativa, dove vedo tra l'altro che ci sono tanti partecipanti e ne sono lieto. Grazie a te, Margherita, grazie. Grazie, allora a presentare un grande maestro del passato, un grande maestro del presente. Abbiamo qua l'incredibile onore del professor Alberto Romano, emerito della Sapienza di Roma, a cui spetta l'introduzione. Grazie infinite. Ecco, professore, la parola, prego. Guarda, ti devo ringraziare. La può togliere la mia. Però sostanzialmente mi hai strappato dal mio ambiente naturale, ai miei tempi naturali, che sono secoli antecedenti al ventunesimo, dove in un sistema di norme, di fare le leggi e tante altre cose, evidentemente mi trovavo più a mio agio. E infatti rimarrò lì, diciamo, grazie, con un po' di punto interrogativo. E poi vorrei fare tante congratulazioni a Roberto Cavallo, perché ha vivacizzato molto il diritto amministrativo. E innanzitutto con molta energia. Gli ha fatto riacquistare puntualità, cosa che io non ero stato in grado mai di fare.
e poi ha fatto fare un salto alla rivista nel tempo. Dopo una guida di 20 anni, aveva pensato questa rivista, una guida di 20 anni, la cosa andava cambiata. Non si può rimanere e abbiamo perso solamente assurdo. Professoressa, l'audio ho tolto lei. Sì, io ho difficoltà di connessione e presumo di non essere l'unico. Ulteriore, sempre sarà un punto ulteriore, un ponte ulteriore, ma è necessario andare anzitutto nel grande oceano dell'anglosfera, ma mantenendo l'identità, oserei dire, ben ferme. Il primo ponte parte da noi. Quello che è stato scritto, soprattutto tranne grandi classici ancora anteriori, ma dall'Ottocento in poi, penso soprattutto all'idea di fare un diritto amministrativo, non mi riferisco all'amministrativo, ma non solo, della nazione unificata, la quale certamente ha dato molto questa fase. Molte cose non sono assolutamente da dimenticare. E noi abbiamo tante cose da recuperare, ma anche da riequilibrare. Vedendo la produzione italiana dalla fine dell'Ottocento in poi, dalla metà dell'Ottocento in poi, e trovo delle scuole dominanti, scuole che non sempre hanno avuto un grande rilievo, scuole che sono state presto dimenticate. Sono convinto che molte cose devono essere assolutamente recuperate. E mi congratulo con voi, con Roberto, con voi, per il fatto di aver cominciato con Amort, che sicuramente è una persona, è uno studioso di grande rilievo, ma è anche una questione che non ha oggi quella notorietà che dovrebbe avere. Mi è stato, sono molto contento poi che voi abbiate scelto come secondo studioso Giovanni Viele. Giovanni Viele è una persona molto particolare che poi sicuramente lo mettete in luce. Ha avuto una prima parte molto vivace, penso dal primo scritto, quello sulle manifestazioni di volontà del privato, e ha scritto tante altre cose e ha vissuto in pieno un periodo contestuale della guerra e del passaggio del fronte e dei primi anni dell'Università di Firenze successiva. Poi a un certo momento si è un po' spento. Non ho capito perché. Forse l'ultimo sguizzo è stato
quando, dopo qualche votazione contro Giannini, è stato chiamato a Roma. Fine anni 50, primissimi anni 60, ma direi fine anni 50. E secondo il suo carattere, sempre esitante, non sicuro, eccetera, dopo un altro bel po' di tempo in cui ci pensava, parlava tantissimo con me, con lunghe passeggiate sulle strade di Roma, vicino alla sua casa, e sulle strade, scusate, di Firenze, lontano dalla sua casa, disse di no. E poi si rinchiuse, così che dire, e poi si rinchiuse e non pubblicò più niente. Fu molto colpito una volta, forse cose un po' personali, quando lo vide nelle visite che gli facevo l'estate nella sua casa di Mare del Mare, di vedere le esitazioni quando metteva la chiave dentro. E questo forse mi ha dato un'indicazione su una delle possibili cause e perché non è andato oltre. Ecco, mi deve essere recuperato a partire da quella situazione nella quale nel primo anno della nuova rivista trimestrale di diritto amministrativo, presidente e direttore Zanobini, con direttori, vice direttore, qualcosa del genere, Miele Giannini, e di come poi questa, panorama di un certo pezzo molto importante del diritto amministrativo, poi vi sia stata una divaricazione. E lì, in Miele, in certi momenti, meriterebbe, secondo me, di essere recuperato. Ultima cosa che volevo dire, un'altra. Bisogna recuperare città che hanno avuto dei momenti di grande importanza. Penso a Padova. La grande Padova è di Tosato, prima ancora di Donato Donati, e della scuola che ne è venuta fuori. Quello è un patrimonio che secondo me dovremmo studiare. Dicendo questo, mi riferisco anche a una persona che per me ha contato molto, Enrico Guicciardi. Enrico Guicciardi ha avuto un peso che poi non è stato utilizzato, e cioè ha tentato di disancorare i nostri problemi classici, a cominciare dal riparto di giurisdizioni e la configurazione di quello che sta sotto le ragioni del riparto, che sono ragioni molto sostanziali e non certo processuali. Bene, lui ha tentato di sganciarlo dalla teoria delle situazioni giuridiche soggettive. Questo è stato un colpo di novità che l'abbiamo perso, perché lui, anzi mi fa piacere, che prima è stato dato il collegamento a Milano tra amministrativisti e costituzionalisti. Bene, è mancato di molto d'accordo tra questi due gruppi di studiosi, da questi due. E mentre invece credo che era un seme che, pur non potendo essere accettato nelle formula esatta con cui l'aveva organizzato, certamente farebbe riflettere un po' su questo punto. Ho parlato fin troppo, ma volevo dire molto le cose che mi prendevano altro
per partenza di una rivista, di tante persone, di tanti amici con cui abbiamo lavorato in Sarsto, ma che vedo tutte le proiezioni per il futuro che adesso voi proseguirete facendo i punti. Grazie. Grazie davvero Alberto, davvero di cuore per tutto quello che hai detto, che è sotto tanti profili, come dal riparto di giurisdizione, è il suo senso ultimo, è un senso sostanziale, a quella comunità di studiosi che tu hai ricordato integralmente, perché appunto hai evocato, oltre a Amort, un carissimo amico di Amort stesso, Donati. La vicenda dell'amicizia tra Donati e Amort è una delle vicende più toccanti dell'epoca fascista, e rinverdisce l'idea che noi dovremmo perpetuare, in un contesto profondamente diverso, di una vera comunità di studiosi, che secondo me è un lascito importante, che tu ci stimoli sempre a coltivare, ed è grazie a te, come Deus ex machina, che persone con tante idee diverse riescono a trovare un comune sentire, e di questo ti siamo infinitamente grati. Grazie anche per aver ricordato il passaggio di consegne da il primo direttore responsabile, qua in mano il primo numero di diritto amministrativo di quasi 30 anni fa, al nuovo direttore responsabile Roberto Cavallo Perin, che non a caso abbiamo ripensato nella sua presentazione. Roberto rinverdisce, ahimè, a fini Anvur, il senso della rivista, ed è il senso che tu, insieme agli altri due fondatori, che mi piace ricordare, Leopoldo Mazzarolli e anche, essendo qua in statale, Umberto Potocnik, avete creato, ossia il senso di una rivista in cui il metodo giuridico è fondamentale, i problemi giuridici di fondo lo sono altrettanto, e anche la prospettiva sistematica. Quindi grazie davvero per quello che ci insegni costantemente. E adesso poi do la parola per l'introduzione a Roberto. Grazie. Sì, grazie Margherita, grazie Alberto e a Marilisa D'Amico, che ha introdotto questo incontro. L'idea è quella davvero di andare a ripescare legittimazioni, come dire, contributi dal passato, ovviamente per guardare al futuro, questo è fuori discussione, ce l'ha insegnato molto Alberto più volte. Io oggi penso che si possa, mi ha assegnato Margherita questo compito introduttivo. In realtà io non volevo fare un compito introduttivo, volevo lanciare una riflessione partendo da Amort, che era il merito amministrativo, perché in realtà secondo me dietro questa elaborazione, questa riflessione da lui fatta, in realtà ci sono in controluce proprio le questioni che raccontava Alberto. E cioè la questione di vedere i singoli riflessioni su alcuni aspetti del diritto amministrativo nella sua portata più di ordine generale. La riflessione anche in questi scritti di Amort è molto particolare, molto ancorata al diritto positivo, e questo ce l'ha ricordato Riccardo Villata come metodologia nel scritto che abbiamo in pubblicazione. E in realtà dietro questa, come dire, rispetto che avevano altre generazioni, non tutti per la verità i maestri del recente passato, ma sicuramente alcuni fra questi, un'attenzione nei confronti del diritto positivo. Ricordo di recente, tra l'altro, che su invito di Margherita ero venuto a tenere una piccola dissertazione a Milano Bicocca, quando eri lì, e arrivò Villata ad ascoltarmi. Alla fine avevo tentato di sostenere alcune tesi, e lui mi
Disse, sì, sono interessanti queste tesi, però bisogna stare attenti a tenere a bada il giudice, perché da noi il giudice non è fonte del diritto. Come dire, di fronte alle mie aperture verso i principi, Riccardo Villate, e lì ho visto Amort, in questa sua frase di rispetto per il legislatore, di attenzione verso il nostro ordinamento. Ma in realtà, al di là di questo, come dire, anche atteggiamento un po' di maniera per certi versi, quasi pedagogico, in realtà le riflessioni sono di ampio respiro. Abbiamo fatto un intero numero, e adesso c'è ancora una coda che arriverà su questa riflessione, e ovviamente sono state espresse, in quanto direttore, il compito non è quello di avere le stesse idee, ma è di garantire una pluralità di idee. Sotto questo profilo io continuo il lavoro che ha fatto Alberto, che peraltro non è un direttore responsabile, lui è stato il fondatore della rivista, e questo non sarà mai sostituibile da alcuno, sia ben chiaro. Io sono solo un succedaneo che fa il direttore responsabile adesso, ma il fondatore è e resterà sempre lui. Quindi stavo dicendo che la cosa che colpisce in queste, come dire, riflessioni fatte da vari colleghi, emergono alcune in controluce e messi in evidenza anche con estremizzazioni in taluni casi, il pensiero di Amort sul merito, che sostanzialmente è riconducibile a due grosse proposizioni. La prima è di tipo sostanziale, che individua nel merito amministrativo l'idea di un'opportunità, usa questa parola, se ne potrebbero usare altre, ma insomma è quella che in qualche modo è ciò che si distingue dalla definizione di validità e se ne distacca profondamente. A me viene in mente nel leggere Amort l'idea appunto di fondo qual è, un'idea che poi viene incrociata da altri, ripresa poi se vogliamo in tutt'altra considerazione proprio da Alberto Romano. Cioè l'idea di un'autonomia della pubblica amministrazione costituzionalmente necessaria. Questo è il punto essenziale della riflessione. La cosa, molti la contrappongono poi agli aspetti di diritto processuale, alla giurisdizione di merito, alla riflessione sulla seconda parte. In realtà per me non è alcuna contrapposizione, è in realtà un rafforzamento di quest'idea. Come tutti sanno, Amort sostiene una tesi che è molto precisa: la giurisdizione di merito non ha al suo interno una definizione che attiene alla conoscenza del merito e dell'opportunità che ha appena spiegato in sede sostanziale, ma si riferisce essenzialmente ai poteri del giudice nei confronti degli atti dell'amministrazione. Questo è il costrutto, come dire, essenziale che tutti riprendono, ma che poi utilizzano in modo differente nelle loro riflessioni. C'è oggi, rispetto a questa riflessione di Amort, come dire, un fondamento costituzionale, come dire, di novità? Ma guardate, la cosa che a me, sono andato a riguardarmela, ma da tempo lo pensavo, a me ha colpito molto che il pregio principale, mettiamola così, dopo l'afflato di principio di sussidiarietà, come dire, è anticentralista, ma l'apporto che a me ha colpito molto sul piano terminologico è la ridefinizione dell'articolo 118 come primo Costituzione. Le funzioni amministrative sono attribuite comuni fino allo Stato. Se voi confrontate, e qua il metodo è Amort, qua sto imitando Amort nell'attenzione al lessico, se voi lo confrontate con l'articolo 102 della Costituzione, che viene normalmente invocato per indicare una riserva di giurisdizione, voi trovate che la funzione giurisdizionale è esercitata. Guardate che le due formulazioni sono esattamente parallele. Quindi se in passato aveva un senso discutere se e attraverso quali, come dire, argomentazioni di principio si potesse arrivare a individuare una definizione di funzione amministrativa che è assegnata alle pubbliche amministrazioni, oggi la troviamo letteralmente in modo simmetrico nell'articolo 118 comma primo
rispetto a quanto è indicato normalmente come definizione di riserva di giurisdizione. Ovviamente il 118 si collega facilmente al 114, alcuni in passato l'avevano ricondotta come riserva d'amministrazione al 97, oggi abbiamo anche il 117,6, e cioè nella potestà regolamentare che è di nuovo assegnata agli enti territoriali e allo Stato. Le riflessioni di principio un tempo le aveva anche condotte Alberto Romano su questo piano, erano quelle: se un governo della Repubblica è previsto in Costituzione ha da esservi una funzione che adesso è riconducibile. Oggi questo principio, che ritengo valido, addirittura troverebbe un sostegno lessicale, letterale, di assegnazione. Che cosa corrisponde a questo? Beh, è facile considerare che le definizioni che ritroviamo in sede giurisdizionale possiamo dire che vanno a completare questa simmetria in un passaggio molto semplice. O affermiamo che tutte le posizioni soggettive siano binarie, cioè diritti e interessi legittimi e altro non esiste, o scegliamo in conformità alla tradizione che oltre ai diritti e interessi legittimi esistono gli interessi semplici. E allora, una volta, e non sto a spiegare perché sono a favore di quest'ultima, invoco la tradizione e basta, perché sarebbe lungo il discorso, una volta imboccato questo, è chiaro che l'articolo 24, 103, 113 mantengono immediatamente come tutela di queste posizioni un difetto assoluto di giurisdizione come elemento di definizione a contrario. Quindi possiamo concludere che c'è una simmetria costituzionale, e c'è una simmetria costituzionale nel vedere l'attività, un'attività, un'autonomia della pubblica amministrazione che ha come pendant un difetto assoluto di giurisdizione proprio con riferimento a quelle che Amo chiamava le scelte di opportunità o l'opportunità, che viene assegnata non genericamente a una sola funzione, ma a una funzione che ha una attribuzione costituzionale in enti e organi territoriali e della Stato-Governo. Che cosa si può ancora aggiungere su questo ragionamento? Ma io la chiusa la farei in questo modo. Guardate che quando si contesta la riserva d'amministrazione e il suo fondamento costituzionale, nessuno ha mai dubitato che questo avesse, come dire, una negazione nel suo rapporto fra amministrazione con la giurisdizione. Il problema si è posto sempre solo con riferimento alla legislazione, cioè i costituzionalisti e la gran parte della dottrina costituzionale che nega l'esistenza di una riserva d'amministrazione lo fa perché dice che c'è il principio di preferenza della legge e quindi, come dire, non c'è una sfera riservata all'amministrazione, la legislazione può invadere quindi le competenze della funzione e poi far proprio nella forma legislativa l'esercizio di funzioni d'amministrazione. Voi sapete che in realtà questa affermazione varrebbe solo per quanto, non varrebbe in questo modo, perché la Corte Costituzionale l'ha smentita con riferimento alle leggi provvedimento, considerandole solo delle situazioni per situazioni d'eccezione, e quindi diciamo che in questo modo di ragionare arriviamo alla conclusione che il problema nei confronti della giurisdizione non esiste, cioè una riserva d'amministrazione, è una delimitazione della giurisdizione rispetto all'amministrazione non si è mai posta, e l'unico aspetto che può effettivamente porre un problema, ma che vado velocemente a risolvere, è appunto la giurisdizione di merito. Il fatto che l'articolo 24, 103, 113 parlino della tutela degli interessi legittimi con riferimento a giurisdizione ordinaria e amministrativa, qualcuno potrebbe dire, beh, ma non è, se è collegata alla tutela degli interessi legittimi, ma è alla tutela degli interessi semplici, la giurisdizione di merito potrebbe essere considerata. Ma qua la questione ovviamente si pone con banale considerazione rispetto a due modi di intendere la tutela costituzionale. Se è come modo di dare la tutela giurisdizionale o assicurare almeno la tutela giurisdizionale. Ma questo modo di giocare sulle parole secondo me è poco soddisfacente. Quello che invece secondo me
possiamo concludere e dire che la tutela della giurisdizione di merito è comunque un caso d'eccezione. Come le leggi provvedimento sono ammesse in una sede di bilanciamento solo ove vi siano interessi più meritevoli di tutela, qua possiamo arrivare alla conclusione che anche la giurisdizione di merito non contemplata non sia perciò esclusa, ma che sia ammessa solo al vaglio di uno scrutinio di bilanciamento di interessi che risultino maggiormente meritevoli di tutela. E allora la conclusione è abbastanza facile, perché se andiamo sulle conclusioni di Amort, che vedeva nei poteri la giurisdizione di merito come poteri nei confronti dell'amministrazione e in particolare nei confronti dell'atto amministrativo, è facile concludere che ove ci sia il giudizio di bilanciamento sia necessario ai fini di un'effettività della tutela giurisdizionale. Questo è semplice arrivare a questa conclusione, cioè ove si ritenga che l'attribuzione di poteri nei confronti degli atti dell'amministrazione sia necessaria per assicurare un'effettività di tutela. Ovviamente a seconda di come interpretate, date consistenza a questo, però il senso è abbastanza evidente. Mentre con riferimento alla conoscenza, e quindi a quello che Amort escludeva dalla giurisdizione di merito, ma che altri autori più recenti invece patrocinano come parte ormai indiscussa nella formulazione dell'articolo del codice del processo amministrativo, vorrebbe invece andare a trovare una ragione, come dire, di bilanciamento degli interessi, di interessi più meritevoli di tutela, che giustifichino il fatto che ciò che è normalmente riservato alla pubblica amministrazione in sede di opportunità possa essere eccezionalmente dato a un giudice che si va a inserire in luogo dell'amministrazione. Su questo io ho ancora una riflessione, ma che non farò perché il tempo non posso approfittarne di questa gentilezza di Margherita, ma l'ho avuto solo lì. C'è un punto ancora di importanza che la giurisdizione di merito necessita di trovare bilanciamento, ed è l'articolo 28 della Costituzione. Non dimentichiamo che la sostituzione della pubblica amministrazione da parte di un giudice mi mette fuori gioco la tutela costituzionale della responsabilità della pubblica amministrazione. Mi sono appunto ripromesso di tenermi in un limite contenuto di tempo e quindi mi fermo qui e chiudo il mio intervento. Grazie Roberto, grazie per la tua riflessione e per quel mettere a sistema in maniera armonica i sconfinamenti o perlomeno le interferenze tra i tre poteri dello Stato che si possono verificare con riferimento alle leggi provvedimento, alla giurisdizione di merito, avendo al centro la riserva di amministrazione, in ciò sollecitate dagli scritti di Amort che, ricordo, sono facilmente reperibili, perché meritoriamente l'università statale, prima era stato menzionato Gianfranco Mordi insieme a Gladio Gemma, hanno raccolto in 5 volumi tutta l'opera integrale di Amort, e quindi il merito del 39 che fu lo scritto che lo portò in cattedra è consultabile in maniera agevole. Volevo solo dire una cosa con riferimento ad Amort, che è un dato semplicemente biografico, ma che ho trovato curioso di un'epoca che non è la nostra. Amort scrisse nel 39 il merito, vinse il concorso da professore per questa ragione insieme ad altri autorevoli. Giannini nel 39 scrisse la discrezionalità, l'interpretazione del provvedimento, ma non andò in cattedra. Non andò in cattedra in quanto celibe, e all'epoca le leggi fasciste impedivano alle persone celibi di diventare funzionari pubblici e quindi essere anche istradate all'insegnamento. Solo nel 43 venne soppressa con un regio decreto legge questa legge fascistissima, e poi poté finalmente insegnare a Modena e poi alla Statale di Milano. Questo era un dato curioso di un'epoca che fortunatamente non è più la nostra, in cui i celibi erano discriminati, era nei confronti di costoro che occorreva assicurare pari opportunità. Adesso passiamo invece
gli interventi. Avremmo delle modifiche rispetto all'originaria tabella di marcia, se siete d'accordo, come ci siamo detti per mail, e quindi partirei da Leonardo Ferrara a parlare di teoria delle istituzioni pubbliche. Molto volentieri, Margherita, non ero al corrente di questo cambio, avrei ascoltato e mi sarei ispirato all'intervento di Kaya. In questo modo non ho da confrontarmi con un altro maestro e quindi sono facilitato. Dunque, la scelta che è caduta per prima su Amort è stata l'occasione per leggere molti scritti che io non conoscevo. Conoscevo Amort, ma tanti scritti non li avevo onestamente letti. E ho finito per starne affascinato, in qualche caso strabiliato. Potrebbe essere il caso del saggio del 1952, quello sulle nuove strutture dello Stato, dove si rinviene un'analisi del ribaltamento del rapporto di primazia tra Parlamento e Governo che potrebbe scriversi oggi. Queste letture però mi hanno messo sotto gli occhi più angolazioni possibili da cui guardare al tema assegnatomi in modo gradito dalla professoressa Ramaioli. Alla fine ho scelto di concentrarmi, di interrogarmi su quale fosse la concezione dello Stato di questo pensatore cattolico. In particolare mi sono chiesto come si collocasse Amort all'interno del pensiero cattolico sullo Stato, non tanto quale interprete della dottrina sociale della Chiesa, quanto quale scienziato dello Stato, in particolare del nuovo Stato costituzionale. Si può intanto dare per noto che Amort abbia fatto proprio la concezione etica o filosofica del personalismo. Seppure direi che nel suo caso non si tratta certamente di un personalismo integralista, tantomeno, come vedremo più avanti, antistatalista. Basterebbe ricordare questo passaggio tratto dal commento sistematico alla Costituzione italiana, scritto nel 1948, come sappiamo, il primo scritto di commento alla Carta Costituzionale. La esplicazione dell'uomo non è circoscritta soltanto in quelle forme di manifestazione ove è sufficiente la sua singolarità, ma comprende anche, sottolineo anche, quelle forme dove questa singolarità è integrata da altre singolarità, dalla famiglia ai tipi più complessi di complementarità umana. Non ho trovato passaggi in cui si assume che l'uomo non esista se non all'interno della formazione sociale, neppure passi in cui si ragiona di comunità intermedie che stanno tra l'individuo e lo Stato e che proteggono l'uomo contro lo Stato, dallo Stato. Possiamo pure dare per scontato che Amort aderisca alla teoria del bene comune e all'idea che lo Stato rappresenti una delle manifestazioni della natura socievole dell'uomo. Proprio nel saggio del 1944 sulla concezione dello Stato nel messaggio pontificio, Amort scrive che lo Stato si presenta ad un tempo la prima e l'ultima delle forme d'associazione umana. L'ultima, per così dire, in ascesa, perché nello Stato si manifesta la più ampia forma di integrazione dell'uomo con l'uomo rispetto a più ristrette forme associative, ma prima, in quanto lo Stato, con la sua organizzazione, condiziona senza assorbirle queste medesime forme associative in cui l'essere dell'uomo si espande. Leggendo questo passo mi è venuto in mente Otto von Guericke, secondo cui lo Stato sarebbe l'associazione delle associazioni. Ma ciò autorizza, è sufficiente ad autorizzare a iscrivere Amort, almeno a pieno titolo, all'interno del pensiero cattolico organicista? Io nutro più di un dubbio, ed è su questo punto che mi vorrei soffermare. Intanto l'Amort, interprete della Carta Costituzionale, costruisce il bene come il risultato della dialettica democratica. Vi leggo questo passaggio.
Il principio del rispetto e della pari validità di tutte le opinioni per giungere alla determinazione finale e della possibilità ad ognuno di esse di farsi valere è a un tempo la conseguenza dell'uguaglianza del cittadino e il fondamento della cosiddetta dialettica democratica. Il contrasto delle opinioni genera di fatto un'influenza reciproca tale che la determinazione finale che raccoglie le opinioni di maggioranza risulta di regola modificata anche per l'apporto delle opinioni di minoranza e realizza come tale una collaborazione di tutte le forze politiche in cui il popolo si ordina al governo dello Stato. Ecco, sembra di scorgere la nozione formale di interesse pubblico di Augusto Cerri, di Carlo Marzoli, Domenico Sorace, piuttosto che quella sostanziale di interesse pubblico come interesse generale. Forse non una visione conflittuale, per quanto ad Amort piace il titolo di un famoso libro di Jhering, La lotta per il diritto, ma certamente nemmeno organicista, non una visione conflittuale, ma nemmeno organicista. Sto usando naturalmente le espressioni visione conflittuale e visione organicista secondo la magistrale lezione di Norberto Bobbio. Colgo inoltre svariate tracce di incompatibilità con il cosiddetto organicismo ascendente, la società nello Stato. Si prende la relazione del 1978 sul principio personalistico e il principio pluralistico, dove si affronta il problema della natura giuridica delle IPAB. Poiché Amort partiva dal presupposto che l'ingerenza crispina sulle opere pie, nate per iniziativa privata, fosse tutto sommato modesta, avrebbe potuto forse fare ricorso alla nozione, per esempio, di ente pubblico associativo, oppure avrebbe potuto preservarne più in generale la funzione di cooperazione con lo Stato al perseguimento di un interesse pubblico. Tutto l'opposto. Si sostiene, Amort sostiene, che l'articolo 38 della Costituzione abbia determinato una loro dequalificazione da pubbliche a private. C'è avuta poi la Corte Costituzionale, come sapete. Si consideri ancora il saggio del 58 sulle garanzie democratiche di fronte all'azione dei partiti, dove si osserva che appunto perché si tiene distinto e ben distaccato dallo Stato istituzione, non è corretto raffigurare il cittadino politicamente attivo inserito nello Stato e tantomeno concepirlo come un organo dell'istituzione statale, aggiungendo che se ciò vale per il cittadino, allo stesso titolo deve valere per i partiti politici, che sono dunque da collocarsi in quell'area della comunità destinataria dell'azione dello Stato, ma che ne è distaccata e che non è confondibile con l'area occupata dalle istituzioni pubbliche e statali. Amort conclude che per questa ragione ritiene di non poter aderire a quell'opinione che, accentuando nei partiti la funzione di strumenti per la creazione dell'attività politica, che è indubbiamente necessaria alla dinamica dello Stato, vorrebbe attribuire ai partiti la qualifica di ausiliari dello Stato, o in maniera ancora più decisa riconoscere in essi una natura pubblica, nel significato tecnico e proprio di questo aggettivo, pubblico, diritto pubblico. Eppure Amort ha niente, a mio avviso, da spartire con l'organicismo aristocratico e cetuale, al fondo autoritario, di Federico Persico, dell'ultimo esponente del cattolicesimo giuridico napoletano ottocentesco, il neoguelfo, come lo chiama Amort, di cui commenta il saggio Le rappresentanze politiche e amministrative del 1885, che viene ristampato nel 1942, e in cui vede, non senza distingui, un anticipatore del corporativismo fascista. Non so se le verità, tra virgolette, che Amort attribuisce a Persico e che vuole riconquistare, sempre tra virgolette, corrispondono o meno a degli apprezzamenti di maniera. Certamente però Amort si associa esplicitamente a chi ha tacciato di conservatorismo il progetto di Persico e soprattutto non è disposto a rinunciare al sistema dei partiti, per quanto auspichi una regolamentazione che ne renda la vita ordinata. Condivido pertanto quanto scrive Aldo Sandulli nella monografia Costruire lo Stato. Amort, nell'occasione, scrive Aldo, usciva con la consueta sobrietà dal guscio del tecnicismo neutro,
utilizzando attraverso un artificio letterario un vecchio libro di Federico Persico per prospettare una riforma istituzionale improntata alla pluralità dei partiti, alla partecipazione popolare alla vita politica, all'ascesa dei migliori nelle sedi di rappresentanza politica, al principio democratico. Un intervento critico, velato e mascherato, ma tutto sommato coraggioso per l'epoca. Del resto, la sintesi del ragionamento esposto da Persico con la teoria dei nessi organici è che la sovranità è generata dalla ineguaglianza sociale, dalla legge del più forte, per quanto questa forza sia veicolata dalla competenza e dalla personalità. Sarebbe sufficiente quella pagina delle rappresentanze politiche e amministrative di Persico, in cui si sostiene che nel fatto gli uomini sono ineguali e che le ineguaglianze sviluppano le reciproche supremazie, così che ogni vera autorità è una forza e come tale si afferma in sé, spiega la sua efficacia e si assoggetta alle forze minori. Niente di più lontano da quel principio della giustizia sociale, senza la cui realizzazione, scriverà Amort nel 48, la Repubblica italiana non potrà definirsi democratica, popolare e sociale. Escluderei infine che in Amort vi siano spunti di organicismo discendente, lo Stato nella società, o di comunitarismo. La comunità di cui parla Amort è la comunità popolare, è il popolo, che si raccorda allo Stato fondamentalmente attraverso la scelta dei rappresentanti e l'approvazione di un certo programma politico. Il regime democratico, dice Amort, vuole essere un autogoverno di cittadini, liberi ed uguali. È grazie a questo regime che il comando sarà autocomando e il singolo cittadino non obbedirà anche a se stesso, facendo salva l'esigenza della libertà, alla cui restrizione o trasformazione, nel senso stabilito dal comando, avrà dato il suo consentimento. Io vedo piuttosto qui, e in frasi successive che non posso citare per brevità, vedo qui piuttosto la ricomposizione tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni, teorizzata dal liberale Constant. Certo, il nostro maestro non si è fermato al liberalismo classico. Sempre nel corso di diritto costituzionale comparato, Amort scrive: lo Stato così deve servire l'individuo. Questo servizio però non può prescindere dalla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, dalla giustizia sociale, come egli preferisce chiamarla. La strumentalità dello Stato rispetto alla persona va inoltre inquadrata. Si consideri il saggio dello Stato, il saggio del 1948 sullo Stato come fine e lo Stato come mezzo. Lo Stato non è né fine né esattamente mezzo. Esso ha una dignità di sussistenza accanto all'uomo. Le finalità dello Stato, possiamo dire, sopravanzano quelle dell'individuo. Lo Stato è una realtà necessaria. I rapporti tra l'individuo e lo Stato si ispirano al principio del reciproco rispetto. Ma accanto a questo principio sta il progetto sociale solidaristico, pure iscritto nella Carta Costituzionale. Gli uomini non sono solo uguali, hanno pari dignità sociale. Lo Stato è essenziale per la realizzazione di questo progetto. Che cattolico era Amort, dunque? Non un integrista, come scriveva Gemma, non un organicista, ma un apologeta dello Stato e in particolare dello Stato social-democratico. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Leonardo. Una rilettura precisa, puntuale e rinverdita del pensiero di Amort come anche teorico generale del diritto, non solo come pubblicista tutto tondo. Quindi te ne siamo molto grati. Io colgo l'occasione, ho avuto talvolta perdite di connessione, quindi mi auguro di non aver perso nulla, ma ricordo che il imminente numero di diritto amministrativo in uscita e poi il successivo numero 2 ospitano ben 11 saggi dedicati al pensiero di Antonio Amort sotto i vari profili, e quindi l'occasione anche di un invito alla lettura non solo di Amort ma anche di questi saggi.
adesso do Paolo Lazzara, confidando che lui invece abbia letto le mail con i cambi di programma, che però non vedo più collegato, confido di sì. Eccomi Margherita. Perfetto Paolo, grazie infinite, ti do la parola. Grazie, anch'io non avevo letto la mail, ma ho il vantaggio di una bellissima introduzione di Roberto Cavallo Perin, dei bellissimi saluti di Alberto e della relazione interessantissima di Leonardo. Anch'io ringrazio anzitutto te che ci hai ospitato oggi pomeriggio, la rivista e il direttore Roberto Cavallo Perin, che appunto ha immaginato queste iniziative. Mi ha fatto piacere anche che Alberto Romano abbia già praticamente anticipato il passaggio successivo su Miele, e quindi insomma grazie a tutti. Naturalmente credo che ognuno di noi abbia interpretato a modo suo, forse diversamente direi, il tuo invito. Le letture di Amort io le ho riprese, come diceva appunto anche Leonardo, soprattutto ci eravamo affascinati dalla monografia sul merito. Ho ripreso alcune cose invece più sullo Stato, che effettivamente appaiono di grandissima attualità e molto profonde, e poi mi sono concentrato, come mi hai chiesto, sulla questione relativa all'organizzazione amministrativa e alla gerarchia, utilizzando anche naturalmente l'aggiornamento che Luca Bertonazzi ha preparato e che sarà appunto pubblicato sulla rivista. Effettivamente anche a me colpisce l'aspetto metodologico su questo argomento, anzitutto, cioè l'attento rigore per il dato positivo legislativo, una certa cautela nell'utilizzazione dei principi, che naturalmente sono importanti, ma vanno diciamo utilizzati con cautela, ecco, perché non diventino, mi sembra qualcuno l'abbia già detto, un modo per il giudice di diventare fonte del diritto. Quindi sempre forse questa attenzione al diritto positivo, diciamo legislativo principalmente. Altre indicazioni di metodo sono scontate, un rigore diciamo assoluto, quasi asfissiante, se volessimo essere un po' cattivi, ma mai raggiungibile. Ecco, la verità è che è solo l'invidia, cioè di non riuscire oggi, almeno il sottoscritto, a quella stessa severità di argomentazioni, a quella capacità di sintesi che tutti conosciamo ai nostri maestri. Quindi cosa c'è nello scritto di Amort che mi ha particolarmente colpito? Spunti di grandissima attualità. Ecco, spunti di grandissima attualità. Mi sembra che già sia emerso molto bene l'idea che si scrive sulla gerarchia sostanzialmente criticando e mettendo in crisi proprio la nozione, escludendo cioè da essa una serie di istituti che normalmente vengono ricompresi, quindi ad esempio il potere disciplinare, escludendo da essa anche il ricorso gerarchico, e via via con pazienza il nostro autore diciamo svuota il concetto di gerarchia, lo specifica distinguendo attentamente tra ordinamento gerarchico, che significa il sistema delle competenze, il sistema dell'organizzazione, diciamo l'ordine legale delle competenze, che non deve essere confuso con la relazione di gerarchia interorganica. Quindi l'ordinamento gerarchico è una cosa scontata, normale, che non va confusa. Se il giudice, appunto, è l'esempio più importante che viene poi approfondito, se il giudice di appello fa una sentenza che annulla quella di primo grado, ciò non significa che sia
un superiore gerarchico, naturalmente. Entrambi i giudici applicano la legge, anche se con esiti talvolta opposti. Quindi questo è sicuramente il suo maggior contributo, ecco. Sul tema poi dell'organizzazione amministrativa, ecco, certamente gli iscritti di quel periodo non hanno l'ampiezza tematica che il tema dell'organizzazione ha assunto ai nostri giorni. Ecco, io nei minuti che mi rimangono ho interpretato un po' l'invito di Margherita in termini di attualizzazione del pensiero di Amort. Perché il tema dell'organizzazione è così difficile? Soprattutto per una bivalenza dello stesso. È un tema non giuridico in principio, cioè un tema organizzativo, quindi tra virgolette aziendalistico, e quando scriviamo e leggiamo di organizzazione ci troviamo di fronte a prospettive di efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione, che è una cosa, e poi ci troviamo di fronte all'altro aspetto del profilo organizzativo, cioè le garanzie giuridiche che un certo sistema organizzativo deve offrire. Quindi ci troviamo di fronte sempre alla dicotomia buon andamento, forse come efficienza, come risultato, e imparzialità invece come metodo della legittimità, come metodo del corretto esercizio della funzione. Quindi la lezione appunto di Amort è veramente di una metodologicamente eccellente, cioè stiamo attenti, non confondiamo i profili, diciamo, organizzativi, perché bisogna attentamente distinguere tutta una serie di ipotesi. Quindi l'aspetto dell'organizzazione come efficienza ed efficacia ha determinate regole giuridiche e legislative, l'aspetto dell'organizzazione come garanzia di imparzialità, di rispetto delle competenze, ha altre esigenze. Ed è inutile dire che i due elementi in questione, è vero che non sono in conflitto tra di loro, ma nemmeno possono essere considerati armonici, il che significa che tutto quello che riguarda l'organizzazione è schizofrenico, ontologicamente necessariamente schizofrenico, perché ora il legislatore vuole efficienza e magari allenta le garanzie, ora vuole garanzie e magari ciò a danno dell'efficienza. Qual è il modello di amministrazione che è prevalso da questo punto di vista? Il modello burocratico, il modello attaccato al dato normativo come elemento fondamentale per evitare la responsabilità del funzionario. E quindi chiaramente si critica l'amministrazione italiana, l'impostazione burocratica è scarsamente manageriale, cioè scarsamente portata sul risultato e più ispirata all'impostazione giuridica. Come ben sappiamo, questo è un dibattito, a mio avviso, diciamo, in un certo senso non più particolarmente attuale. Ultimi due punti: la gerarchia che scompare. Quindi Amort dà questo messaggio fondamentale, cioè fa capire che il principio di gerarchia non è il principio generale. È vero che tutta l'organizzazione amministrativa deve essere unitaria, cioè deve andare in una logica di tendenziale unitarietà, ma non è il principio di gerarchia che in nessun modo può garantire questo risultato. Quindi è tutto, la dottrina successiva poi su questa scia naturalmente amplia i concetti. Il diritto amministrativo, proprio con i suoi principi istituzionali, a mio avviso, ha in sé il germe della non gerarchia. Principi istituzionali, principi costituzionali dell'imparzialità, il principio di responsabilità che è stato citato da Roberto Cavallo Perin ad altri fini, ma credo che il principio di responsabilità di ciascun funzionario, e intendo anche i non organi, porta con sé un vulnus fondamentale alle relazioni impari nella pubblica amministrazione, alle relazioni diseguali. E pensiamo anche al vizio di incompetenza invece, quindi alle regole sulla competenza come ostacolo a forme di gerarchia impropria o di sostituzione impropria e non legittima.
E quindi il rigoroso, diciamo, il rigoroso prestabilire le competenze come elemento fondamentale di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e quindi evidentemente in senso non gerarchico, almeno latamente gerarchico. La dottrina da tempo segnala la prevalenza delle relazioni del coordinamento e della direzione. Quindi noi ormai, come dire, viviamo nell'epoca del coordinamento. Nessuno sa esattamente cosa sia il coordinamento, una relazione tra pari, una responsabilità di far funzionare relazioni paritetiche. Mentre la direzione, se la vogliamo chiamare così, è il rapporto ormai principale che lega la dirigenza, la relazione principale che lega la dirigenza agli organi di governo. Quindi viviamo ormai con la prevalenza del principio di competenza e di responsabilità e nella distinzione fondamentale tra indirizzo e gestione, tutti elementi che portano al progressivo superamento della gerarchia, sia come regola delle relazioni specifiche, sia come chiave interpretativa del sistema o addirittura come principio residuale. D'altra parte rilevo velocemente il rilievo della fase istruttoria, la sempre maggiore forza delle questioni tecniche nei problemi amministrativi, tutti elementi che spezzano tantissimo qualsiasi posizione formalmente gerarchica o impari e la traducono in condizione quasi paritaria. Sono un po' tutti gli elementi che troviamo attorno all'articolo 97-98, il funzionario alle dipendenze esclusive della nazione, si accede mediante concorso, e tutti elementi che fanno del funzionario pubblico un soggetto difficilmente collocabile in una relazione gerarchica stretta o impari stretta. D'altra parte, decentramento, autonomia, pluralismo disarticolano la struttura unitaria della pubblica amministrazione, che si ricompone, diciamo, miracolosamente nella nozione di ordinamento giuridico come unico elemento unificante, come elemento unificante. Cioè, proprio il diritto amministrativo è un sistema istituzionale che produce regole e garanzie che segnano il declino anche teorico di qualsiasi relazione gerarchica, ma allo stesso tempo è proprio l'ordinamento e la legge a portare questo sistema ad unitarietà con tanta fatica, con tante difficoltà. Quindi ormai anche il discorso enti maggiori, enti minori, che invece ancora è amort riporta, è completamente superato, lo sappiamo benissimo. L'autonomia soprattutto territoriale non può essere spiegata così. Ci sono poi dei sistemi di ricomposizione e di che consentono di riportare ad unità il sistema, ma non certamente una gerarchia o una supremazia o superiorità generale. Vado velocemente alle conclusioni per non abusare del tempo a mia disposizione. Così salto alcuni aspetti vagamente ripetitivi. La gerarchia che torna, la gerarchia che va e la gerarchia che torna. Certo, adesso col Covid mi viene quest'ultimo punto quanto mai facile. Che vuol dire gerarchia che torna? Io vedo tanta gerarchia che torna, naturalmente in senso ampio, la valutazione dei dirigenti, la responsabilità dei dirigenti, i meccanismi sostitutivi in conferenza di servizi che pongono l'amministrazione procedente in una posizione sempre più forte rispetto agli interessi secondari o comunque agli altri interessi, talvolta anche nemmeno secondari. Il ricorso frequente al commissariamento nella questione tra enti, l'ampio ricorso alla protezione civile come soluzione appunto unificante, l'amministrazione di risultato, ulteriore slogan e formula di grande successo. Quindi è vero tutto quello che abbiamo detto, ma è anche vero che poi il sistema del diritto amministrativo, la Costituzione, è stato citato il 120,
che poi è la chiave fondamentale per spiegare ormai un sistema dinamico di relazioni tendenzialmente paritarie, ma che possono poi portare a un accentuarsi della prospettiva di unitarietà con sacrificio naturalmente delle competenze, delle attribuzioni e delle autonomie. Quindi sono meccanismi di ritorno che a mio avviso sono sempre più incisivi, frequenti, forse perché la destrutturazione era arrivata a dei livelli eccessivi, la destrutturazione del sistema amministrativo e dell'organizzazione amministrativa. Forse una condizione, scusate se uso questo termine, fluida delle attribuzioni delle competenze, non piace neanche a me, ma ancora non sono riuscito a sostituirlo questo aggettivo, una condizione potenzialmente fluida di attribuzione e competenze, pur rinunciando l'ordinamento in linea di principio ad affermare una teorica condizione di unitarietà in termini organizzativi dell'amministrazione pubblica. Quindi, diciamo, ecco, io mi fermerei qui anche per non abusare del mio tempo. Grazie. Pedro Lazzara, che ci ha dimostrato come gli interessi di Amort partissero dall'organizzazione, e studiare l'organizzazione non è così scontato. In Amort è forte questa tensione nel considerare il fenomeno organizzativo, che diviene importante anche quando tratta dell'attività amministrativa. Paolo poi ne ha parlato con riferimento alle ricadute che questo può avere sull'agire amministrativo. E le distinzioni che ha operato Paolo riecheggiano l'attualità del pensiero di Amort. E penso a un altro tratto che secondo me emerge molto di Amort nel trattare dell'organizzazione, che è un tratto che attualmente può sembrare curioso, ossia Amort emerso finora in maniera molto chiara, era ancorato al diritto positivo, dava molta importanza alla norma e al diritto positivo. E allora è bello anche pensare come aveva liquidato lui, che era una persona molto, direi, misurata nei giudizi, nel leggere il volume di Presutti, che è stato uno dei primi volumi ad occuparsi di scienza dell'amministrazione. Lo definisce un libro bizzarro, in quanto non è fondato su un metodo purista, perché anche l'organizzazione, a detta di Amort, deve essere intesa in un senso rigorosamente giuridico. E adesso do la parola finalmente al professor Caia sull'intervento pubblico nell'economia, ringraziandolo molto. Grazie a voi, grazie a te in particolare. Devo dire che in questo mese di maggio sono beneficato ben due volte dall'Università degli Studi di Milano, perché Diana Urania i primi di maggio mi ha invitato ad un convegno, questo è il secondo, quindi l'Università di Milano mi fa grande cortesia. Ma Margherita e tutti voi vi ringrazio particolarmente, perché il tema che mi avete assegnato, che parte poi da uno scritto di Amort fondamentale sulle partecipazioni statali, mi ha permesso di ripescare dal mio archivio due miei scritti, ovviamente molto più modesti di quelli di Amort, ma che segnano alcuni passaggi. In primo luogo perché il primo scritto, Degradamento istituzionale delle partecipazioni statali, è del 1979, è stata la mia prima pubblicazione che il professor Roversi mandò a Diritto e Società e che fu quindi pubblicata dal professor Sandulli, che allora era il direttore. E poi un altro studio del 1984, il Ministero delle Partecipazioni Statali, che mi commissionò il professor Enrico Spagnamusso. Io fra l'altro almeno dal 1980 al 1985 andavo anche ad aiutare il professor Spagnamusso agli esami di diritto costituzionale
e mi gratificava particolarmente perché quando arrivavo io diceva arrivano i nostri, perché probabilmente apprezzava un certo modo veloce di fare gli esami, che non era superficiale ma non era attardarsi, quindi sbrigavo un po' le faccende. Quindi questo tema che mi avete assegnato è un tema che mi ricorda anni belli, anche quelli attuali sono anni belli, con alcune parentesi. Parto da una cosa che ha detto Margherita: il professor Amort era un giurista puro, tanto è vero che in uno scritto intitolato L'insegnamento del diritto dell'economia, pubblicato nel 1957, lui spiega che la disciplina dell'economia non può che appartenere al diritto amministrativo. Quindi Amort era un giurista molto attento, sapeva che certi fenomeni vanno esaminati giuridicamente in senso proprio, ma soprattutto collocava il diritto dell'economia nel diritto amministrativo, cosa che noi poi dovremmo fare anche quando ci sono discipline diverse dalla nostra che erodono un po' dei nostri spazi. Certo, i nostri spazi sono sconfinati, però voi sapete cos'è successo col diritto del lavoro, cos'è successo anche col diritto delle navigazioni relativo al diritto dei trasporti, insomma. Non voglio essere però corporativo, soprattutto per una ragione, perché Amort era tutt'altro che corporativo, era rigoroso ma assolutamente liberale e neutro di pensiero sotto il profilo del non essere ideologico. Questo emerge con grande chiarezza già dal commentario sistematico alla Costituzione che lui scrisse con grande celerità nel 1948. Di questo ci ha parlato da par suo, come sempre, Leonardo Ferrara, ma da quel commentario sistematico della Costituzione che io ho riguardato in particolare per ciò che attiene all'intervento pubblico nell'economia, emerge appunto una posizione liberale ma non liberista, un approccio neutro perché non ideologico, e emerge la figura di un giurista che condivide i caratteri del nuovo ordinamento democratico e che partecipa idealmente all'essenza dello Stato sociale, che necessariamente implica un intervento pubblico. Quindi Amort, da questi scritti, sia da questi che dagli altri che citerò relativi alla materia, all'intervento pubblico nell'economia, dimostra una piena consapevolezza che la società civile non si può basare solo su norme dedicate a diritti ed obblighi reciproci, perché sono invece necessarie disposizioni che attuino concretamente il principio di solidarietà attraverso misure e interventi di determinazione unilaterale dell'assetto degli interessi pubblici e privati in gioco. Cioè Amort certamente proveniva dal diritto pubblico, ma coglie l'essenza sociale del diritto pubblico e del diritto amministrativo, coglie la funzione di queste discipline per la società civile. È molto importante, considerando appunto che Amort era un liberale ma non un liberista, tenere presente ciò che lui scriveva a proposito delle partecipazioni statali. Su questo tema potrei dilungarmi anche poco, perché ci sono gli studi ottimi di Sara Vallaguzza e di Antonio Cassatella che saranno pubblicati sui numeri speciali di diritto amministrativo e che sono appunto dedicati l'uno al tema delle partecipazioni statali, l'altro al grande tema dell'attività di diritto privato. Però svolgo qualche mia considerazione, fermo restando che ciò che loro hanno detto mi trova molto sul piano dell'apprezzamento.
Ebbene, che cosa noi possiamo notare dalle considerazioni che Amort fa a proposito delle partecipazioni statali? Utili queste considerazioni anche per esaminare le partecipazioni pubbliche in genere. Gli studi, come sapete, sono due. Uno del 1958, Scrupoli sulla costituzionalità delle partecipazioni statali, dove l'incipit Scrupoli si riferisce alle posizioni che lui in realtà critica, tant'è vero che le definisce come scrupoli anche per sottolinearle così una certa impostazione di parte. E poi un altro scritto del 1960, il distacco sindacale delle aziende a prevalente partecipazione statale nella decisione della Corte Costituzionale. E come voi sapete ci fu una famosa legge che prescrisse che le imprese a partecipazione statale dovevano distaccarsi dall'organizzazione sindacale dei datori di lavoro privati per creare delle entità specifiche. Ebbene, da questi scritti che cosa emerge? Innanzitutto una fortissima considerazione per le norme costituzionali e per il fondamento costituzionale di certe discipline, ma emerge soprattutto una cosa di cui successivamente possiamo dire ha fatto tesoro anche il legislatore comunitario ed europeo. Emerge cioè il dato che quando lo Stato si fa azionista deve rispettare il codice civile. Non deve, sotto nessun profilo, muoversi su un piano di specialità, deve rispettare il codice civile, deve seguire le regole del diritto civile e deve rispettare il criterio di economicità. Sotto questo profilo è chiaro che gli scritti di Amort, con questo riferimento al rigoroso rispetto del codice civile e al criterio di economicità, hanno fatto da battistrada a studi poi fondamentali come quelli di Roversi Monaco sugli enti di gestione e di Fabio Merusi sulle direttive governative nei confronti delle partecipazioni statali. E infatti in questi scritti, vorrei leggerne due brevi passi, si trovano affermazioni illuminanti. Le disposizioni sui limiti della concorrenza ed oggi anche quelle derivate dai trattati comunitari debbono valere anche per l'attività di quegli enti e di quelle società e dunque si deve pervenire a conclusioni di assoluta compatibilità tra queste ipotesi di azionariato e la concorrenza. E noi sappiamo che ora la direttiva europea 2014/23 ha finalmente affermato con grande chiarezza la necessità di trattare nello stesso modo società a partecipazione pubblica e società a partecipazione privata e che non ci devono essere forme di privilegio, ma neppure che la concorrenza implica che vi sia l'obbligo di privatizzazione delle imprese pubbliche. Purché ovviamente queste imprese pubbliche si mantengano nel rigoroso rispetto dell'essenza dell'impresa. E infatti Amort diceva, naturalmente tutto ciò è valido sino a quando questa attività economica non decampi dal diritto privato. Quindi che cosa spiegava Amort? Una cosa che, come ho detto, è stata poi ripresa in fonti successive, perché ad esempio l'articolo 222 del Trattato della Comunità Europea, ora articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dice: il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. E Amort, sin da tempi molto anteriori, anche molto anteriori appunto all'anno del Trattato europeo, diceva che vi è assoluta indifferenza e quindi liceità per ogni forma di proprietà di beni economici da parte dello Stato e di enti pubblici. Quindi il tema non è
che la libertà di iniziativa economica privata è conculcata dal fatto che vi siano imprese pubbliche. No, è una questione di misura, di regolazione, di paritarietà, di assoluto rispetto di determinate regole che sono consentanee all'essere impresa. Quindi sotto questo profilo Amort, dagli anni immediatamente successivi all'avvento della Costituzione repubblicana, ma anche in pubblicazioni anteriori, aveva questa forte sottolineatura per l'esigenza del rispetto dello schema, direi lo schema logico dell'essere impresa, dell'essere azienda. Quindi sotto questo profilo Amort è stato certamente antesignano di tutta una serie di considerazioni che sono poi intervenute successivamente, tant'è vero che quando si trovò a commentare la sentenza della Corte Costituzionale che aveva ravvisato la non incostituzionalità della legge sul distacco dalle organizzazioni dei lavoratori, delle imprese a partecipazione statale, la criticò perché disse: questa legge che impone il distacco e quindi la creazione di una sorta di regime di diritto speciale non va bene perché viene a incidere sullo status delle società, sicché non ci pare erroneo ipotizzare una legittimazione della società stessa a contestarne la persistenza, qualora la prevalenza azionaria dello Stato risulti perdurante, perché esse devono tutelare l'essenza dell'impresa. Quindi sotto questo profilo vedete che Amort era un giurista molto neutro, non ideologico, molto serio nell'affrontare i problemi, ma aveva anche, direi, l'umiltà di affrontare alcuni temi apparentemente minori e quindi di soffermarsi, spiegando con estrema chiarezza però quali erano le discipline giuridiche per alcuni settori particolari. Ricordo una bellissima relazione a convegni di Varenna sul controllo delle aziende municipalizzate, dove esamina in dettaglio tutte le forme di controllo che caratterizzavano questa figura. Ricordo gli scritti sui mercati generali, ricordo gli scritti su pesi e misure, ricordo anche gli scritti sugli effetti della municipalizzazione di un pubblico servizio con diritto di privativa. Ricordo lo scritto su prezzi nel diritto amministrativo, cioè Amort da par suo si occupava di principi generalissimi e inquadrava e risolveva le cose, ma non disdegnava dall'occuparsi anche di tematiche apparentemente minori, ma di tematiche di settore che però erano necessarie per illustrare la disciplina complessiva dell'intervento pubblico nell'economia, perché ovviamente Amort teneva presente che l'intervento pubblico nell'economia non è solo l'intervento diretto, lo Stato che si fa imprenditore, ma è anche l'intervento indiretto. Quindi quello relativo ai programmi e controlli ex articolo 41 della Costituzione sulle attività economiche. E qui scrive pagine eccezionali, ma ritornando un attimo al focus relativo all'intervento diretto, quindi alle partecipazioni statali, alle partecipazioni pubbliche in genere, Amort si muoveva dunque in coerenza col generale principio della capacità generale di diritto privato delle pubbliche amministrazioni e diceva: non ci sono limiti a priori, non è possibile dire a priori che allo Stato non sia consentito partecipare a società. Ovviamente noi sappiamo che poi la storia è andata in modo diverso,
Ma perché? Perché nei fatti non è stato rispettato quel parametro dell'assoluta paritarietà, dell'assoluto rispetto del codice civile e dell'ossequio al criterio di economicità, talché si sono manifestati fenomeni di degenerazione e il legislatore più recente ha cambiato le cose, perché oggi non è possibile la partecipazione dello Stato e degli enti pubblici a qualsivoglia società, purché ovviamente ce ne siano le motivazioni, ma invece il legislatore fa un elenco di oggetti sociali che è un numerus clausus. Certo, si potrebbe osservare che il concetto di servizi di interesse generale è molto ampio, ma comunque non è più possibile per lo Stato o per gli enti pubblici partecipare a una normale impresa manifatturiera. Quindi è evidente che ciò che diceva Amort, che era in definitiva nel segno della libertà, nel segno della possibilità consentita, purché poi fossero rispettati gli schemi. Quindi il grande insegnamento che Amort ci ha dato in generale e anche in particolare in questa materia dell'intervento pubblico nell'economia è necessità di rispettare la coerenza, necessità di rispettare gli schemi, le caratteristiche ontologiche dei vari istituti, non distorcerli, non applicarli in maniera. Quindi grazie ancora, grazie a Margherita di avermi fatto fare questo ritorno al passato e riprendere alcuni concetti che mi hanno veramente interessato. Grazie. Grazie a te, professor Caia, perché ho fornito un'illustrazione davvero precisa e puntuale dell'intervento pubblico nell'economia sotto l'occhio, sotto il prisma di Amort, il cui insegnamento risulta perenne anche sotto questo profilo. Ossia c'è un comune sentire, secondo me, che accomuna quanto a intervento pubblico nell'economia la posizione di Amort a quella di Ascarelli, che pure occupavano settori diversi del sapere giuridico, perché entrambi nell'epoca storica identica in cui scrivevano sostenevano la neutralità dello strumento imprenditoriale, l'indifferenza della natura pubblica o privata dell'impresa e la necessità però di rispettare sempre un margine di resistenza. Una volta superato questo margine di resistenza, la sostanza, la meglio sulla forma, e conseguentemente le regole a cascata sono differenti. E grazie anche per aver sottolineato un altro profilo molto importante, che Amort ha condizionato non solo la dottrina successiva, prima citavi ad esempio Merusio, Roversi Monaco, ma anche condizionato il legislatore. E questo per uno studioso è un ruolo fondamentale. Quindi grazie ancora. Adesso do la parola ad Aristide Police, che ci parlerà di giustizia amministrativa, anch'esso nell'ottica del pensiero di Amort. Ringrazio anch'io Margherita Ramaioli e Roberto e la rivista Diritto Amministrativo, sia per l'idea veramente brillante e soprattutto un'idea che inizia e avvia un percorso, come ci ricordava il professor Romano, dopo Amort ci sarà Miele, dopo Miele ci saranno altri, e questo ci consente di rileggere i classici, innanzitutto noi stessi, e questa è una cosa molto utile ovviamente, ma anche di indicare a chi è solo poco più giovane di noi, molto sarebbe impossibile ovviamente, ma a chi è più giovane di noi di utilizzare diciamo questo stesso criterio per i propri studi, un criterio quello di rilettura dei classici e di rilettura di chi aveva scritto anche nella prima metà del Novecento, che in alcuni scritti, in alcuni studi anche molto importanti, in qualche misura si era perduto. E si era perduto in realtà per una ragione non dovuta certo alla limitatezza dell'approfondimento di bibliografico e di ricerca di alcuni, ma si era perduto per una, a mio avviso, tendenza verso il futuro e verso l'oltre
per oltre intendo i margini della nostra giurisdizione, come la dicono gli inglesi, cioè l'ambito del nostro ordinamento giuridico nazionale, verso ordinamenti sovranazionali o verso ordinamenti stranieri. Le due cose in realtà, l'attenzione agli studi comparatistici e l'attenzione agli studi europei e alla disciplina sovranazionale della regolazione pubblica, non si escludono e anzi conducono a risultati particolarmente preziosi in quanto, e questo lo hanno dimostrato alcuni approfondimenti che in occasione del compleanno tondo dell'ordinamento giuridico di Santi Romano hanno dimostrato, in realtà proprio gli studi verso altri ordinamenti o sistemi sovranazionali traggono alimento e giovamento straordinario dalle riflessioni degli antichi. E Amort ovviamente è uno di questi, non propriamente un antico direi, ma sicuramente uno dei maestri del Novecento, come ci diceva il professor Alberto Romano. Io devo dire ho più fortuna degli altri relatori e questa fortuna è dovuta in parte probabilmente alle mie più modeste capacità e mi confronto quindi su un tema in realtà più semplice. Non perché il tema della giustizia amministrativa in Amort sia semplice, ma perché su questo tema, sulla rivista, uscirà a breve un bellissimo, sia pur breve, saggio del professor Riccardo Villata. E quindi è chiaro che le riflessioni di Riccardo Villata per me costituiscono un fondamento e un alimento straordinario che consente al mio dire di essere molto sorvegliato e soprattutto proprio per rispettare lo stile di Riccardo preso da Amort di essere necessariamente breve. Perché una degli aspetti che credo con grande apprezzamento Riccardo Villata fa di quello che è in realtà il suo maestro è quello della brevitas. Villata ci dice effettivamente in questo saggio che avrete poi il gusto di leggere perché è davvero molto gustoso e pieno di spunti, direi che è una serie di spunti ininterrotta, ci dice che sostanzialmente Amort era molto breve, era molto conciso nelle sue riflessioni in materia di giustizia amministrativa. In realtà era molto conciso, punto, perché se è preziosa l'opera di raccolta di tutti i suoi scritti che prima Margherita Ramaioli ci ricordava, è vero che tutti questi scritti hanno una estensione giusta e quindi breve, limitata. Anche lo studio, la monografia sul merito amministrativo, che è stata più volte citata negli interventi precedenti, nella ristampa ha una dimensione quantitativa che si riduce a poco più di 100 pagine. È preziosa la ristampa perché per fortuna indica anche la numerazione delle pagine originarie a margine delle pagine nuove della ristampa. Questa brevità del modo di esprimersi di Amort si accompagna, come è stato detto anche in altri ambiti di diritto amministrativo e di diritto amministrativo sostanziale, si accompagna una grande attenzione, un forte legame con il diritto positivo. Questo legame con il diritto positivo è una delle ragioni che in qualche misura può lasciare lo studioso perplesso quanto all'attualità di un pensiero costruito su un diritto positivo molto risalente e un diritto positivo profondamente innovato. Innovato in primo luogo dall'avvento della Carta Costituzionale, avvento che è successivo a molti degli scritti, o almeno da quegli scritti di Amort che in materia di giustizia amministrativa più sono noti e conosciuti. Dall'altro perché dopo la Carta Costituzionale anche le norme processuali hanno subito significative modifiche e integrazioni molto importanti.
Io nell'analizzare diversi scritti di Amort in materia di giustizia amministrativa non posso, come del resto anche gli altri relatori non hanno potuto evitare, non posso che fare una selezione, non perché gli scritti siano in numero eccessivo, nel senso che non superano di molto la decina gli scritti più rilevanti in materia di giustizia amministrativa, che fra i molti scritti di Amort non sono molti. E tuttavia, siccome sono su temi diversi, è chiaro che ci dovremo limitare, e mi potrò limitare soltanto ad alcuni di essi. Va in un secondo luogo segnalato che un dato, prima Margherita Ramaioli ci ricordava come questi maestri fossero giovani quando hanno avviato il loro percorso e in realtà la loro giovane età, la giovane età delle loro riflessioni non vale per quanto riguarda Amort con riguardo alla giustizia amministrativa, perché in realtà l'attenzione di Amort alla giustizia amministrativa è, rispetto alla sua progressione negli studi, in qualche misura tardiva, e per tardiva intendo quella di un giovane trentenne, anzi non ancora trentenne, un ventinovenne, ma considerando che Amort aveva iniziato a studiare a 23 anni, la sua attenzione rispetto al tema della giustizia amministrativa si ha proprio con gli scritti in materia di merito e di giurisdizione di merito, cui egli dedica soprattutto, e come voi, molti di voi sanno, il terzo capitolo dello suo studio monografico. Sul merito amministrativo però ho una grande fortuna, perché Roberto Cavallo Perin nell'introduzione a questo nostro incontro si è già molto soffermato e con grande acutezza sul tema e sulle caratteristiche e sulla idea che Amort aveva di merito amministrativo. Quindi non c'è necessità che io ritorni sulla idea di che Amort aveva del merito amministrativo. E invece vorrei soffermarmi sul rapporto, o meglio, sul metodo utilizzato e impiegato da Amort nella ricostruzione del merito amministrativo per segnalare in termini molto positivi un dato che è stato rilevato da tutti i relatori e da ultimo dal professor Caia, e cioè l'attenzione di Amort al merito amministrativo è un'attenzione tutta costruita sulle norme. Tutta costruita sulle norme del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e delle norme quindi che fondano questa giurisdizione di merito, escludendo una lettura della giurisdizione di merito come altra dottrina, pur molto autorevole, coeva, faceva, ricostruendola in termini di giurisdizione sull'opportunità o di opportunità, pur riconoscendo ovviamente l'esistenza nelle norme di poteri sostitutivi. Questo non determinava la trasformazione della natura del sindacato, se non un sindacato di piena cognizione sul fatto, o contrapponendo alla giurisdizione di legittimità una giurisdizione piena sul merito intesa in questi termini. Ora, rispetto a questo, il fondamento, il collegamento con la norma precludeva ad Amort quello che si può dire il tentativo, uso le parole di Riccardo Villata nel descrivere il suo maestro, di compiere fughe in avanti, perché Villata in questo saggio che leggerete mette in guardia noi studiosi del diritto amministrativo, di lui più giovani, almeno così egli asserisce, anche se la gioventù è veramente uno stato d'animo più che un dato anagrafico, ma in realtà ci dice: badate, Amort non compiva fughe in avanti, e sottintendendo ai suoi allievi ha insegnato a non compiere fughe in avanti che siano scollegate dal diritto positivo e che quindi ricostruiscano il sistema in base a orientamenti di altri ordinamenti, alle stesse
moderne ricostruzioni della giurisprudenza amministrativa, stavo per dire fantasiose, ma mi sono fermato per tempo, alle ardite tesi ricostruttive di qualche pur autorevole collegio giudicante. Le note a sentenza di Amort rispetto a pronunce anche della Corte di Cassazione sono fortissime nel criticare la Corte di Cassazione che, pur annullando una sentenza della Corte d'Appello di Milano che consentiva il giudizio di esecuzione amministrativa contro la pubblica amministrazione, quindi in deroga alle norme generali sull'ottemperanza delle sentenze del giudice civile, la Cassazione ovviamente faceva giustizia di questo fuorviante arresto della Corte d'Appello milanese del tempo, ma il giovane Amort, non contento della conclusione giusta cui perveniva la Cassazione, contesta la motivazione debole, insufficiente, non adeguatamente severa rispetto a soluzioni innovative, fuori e non basate, non fondate sul dato normativo. E allora, superato il tema della giurisdizione di merito, questa sorta di giurisdizione fantasma del processo amministrativo, cui viceversa Amort restituisce tutta la sua concretezza di giurisdizione piccola in termini quantitativi, ma precisamente definita in termini teorico-generali, io vorrei richiamare l'attenzione su un solo scritto che mi è parso non analizzato nella riflessione di Riccardo Villata, che è uno scritto, io immagino sia sfuggito all'analisi del professor Villata che leggerete per una ragione ben precisa, perché è uno scritto a quattro mani. È quella voce che trovate nel novissimo digesto, nuovo digesto italiano, una voce del 38, che Amort scrive con il suo maestro, che come sapete è il grande giurista di Celano, Oreste Ranelletti. Dico di Celano perché nasce in Abruzzo Ranelletti nell'Ottocento ovviamente, ma Ranelletti, professore dell'Università di Milano, è il maestro di Amort e con Amort scrive a quattro mani questa voce. Devo dire che studiando la voce è difficile comprendere quanto sia dovuto al maestro e quanto all'allievo. Sono certo che i maestri così antichi e così importanti del diritto amministrativo, parlo di Ranelletti, non avessero la tendenza di più recenti studiosi rispetto ai loro allievi, e cioè quella di delegare in toto l'opera di scrittura, di lavori, salvo poi giustapporre la firma. Sono certo che il metodo di questi antichi maestri fosse tutto diverso. Ma io devo dire che proprio leggendo questa voce, e certo dell'assoluta buona fede e dell'assoluta laboriosità di Ranelletti, ho l'impressione invece che la mano di Amort prevalga in questa voce, e non solo perché era più giovane e quindi doverosamente più dedito all'attività di studio e di scrittura che non il maestro, ma perché proprio leggendo insieme tutti i contributi in materia di giustizia amministrativa che sono raccolti nei quattro volumi degli studi e degli scritti di Amort, si riscontrano passi e parti del ragionamento che Amort sviluppa nei suoi studi nella voce enciclopedica, ovviamente attenuate, ridotti, ma i passaggi del pensiero di Amort nella voce sono molto significativi. E badate, sono significativi su cinque punti che vorrei ripercorrere brevemente con voi prima, e vi prometto di fermarmi anche perché il mio non è l'ultimo degli interventi. In primo luogo è significativo sulla natura della giurisdizione amministrativa, sulle caratteristiche distintive delle forme della giurisdizione amministrativa di legittimità e di merito, sulle situazioni giuridiche soggettive che costituiscono il fondamento, il radicamento di questa giurisdizione. Amort scriveva prima della Costituzione, quindi prima degli articoli 24, 103, 113 che più conforto ci danno su questo tema,
E infine, diciamo, c'è tutta una parte relativa al giudice, al Consiglio di Stato come giudice unico e al rapporto con i ricorsi amministrativi, parte ormai che non possiamo considerare come molto significativa, una quinta relativa al potere del giudice rispetto agli atti regolamentari, tema che poi Amort affronterà anche in un altro suo successivo scritto. Veniamo al tema della natura della giurisdizione. Amort si pone il tema della natura della giurisdizione e quindi pone quell'annosa disputa che anche noi traditamente ricordiamo e ripetiamo, che qualche giudice amministrativo continua a ritenere, diciamo, valida e persistente, e cioè l'idea di una giurisdizione del dubbio se si tratti di una giurisdizione di diritto oggettivo o di una giurisdizione di diritto soggettivo, la nostra, quella amministrativa. E in queste pagine della voce enciclopedica giustizia amministrativa, in realtà Amort ci spiega con Ranelletti che siamo in una giurisdizione tipicamente di diritto oggettivo. Tipicamente di diritto soggettivo, non una giurisdizione di diritto oggettivo come altri pur autorevoli maestri sostenevano. Le posizioni di Amort partono dall'elaborazione della legge Crispi, che peraltro è ampiamente commentata, come sapete, dallo studio di Ranelletti sulle guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, e da lì ricostruiscono la piena vocazione di tutela di situazioni giuridiche soggettive individuali nel processo amministrativo. E questo riconoscimento consente poi ad Amort di ricostruire la natura della situazione giuridica soggettiva, una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale Amort si pone con una posizione di grande modernità nel sostenere che questa situazione giuridica soggettiva è una situazione alternativa e distinta in ogni caso dai diritti soggettivi, e quindi una posizione molto più moderna di altri studiosi, da quegli studiosi che in quello stesso tempo pensavano ancora agli affievolimenti e alle degradazioni di situazioni più piene ridotte in situazioni più magre o meno sostanziose. La diversità nella sostanza e nel contenuto della tutela come indipendente dalla struttura del processo e dei poteri, e viceversa caratterizzata dalla diversa consistenza della situazione soggettiva rispetto al potere. In questo grandemente anticipatrice della visione che mi piace ricordarlo, poi Franco Sco, che è il mio maestro, ha ribadito e ricostruito in termini ovviamente più pieni ad alcuni anni di distanza rispetto alle riflessioni di Amort, di cui era fortemente ammirato, come si può scorgere nelle diverse note di commento dei suoi testi, ultimo il contributo sull'interesse legittimo veramente pochi anni fa nel trattato nel sistema italiano del diritto amministrativo italiano. Il terzo profilo riguarda la distinzione tra le forme della giurisdizione di legittimità e di merito, e qui il tema che in Amort è facilitato dalle norme del 1907 con l'istituzione della quinta sezione, il riconoscimento della natura giurisdizionale alle due sezioni giurisdizionali, che consente ad Amort di svolgere una trattazione unitaria della funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma nelle distinte attribuzioni proprie. Egli utilizza questa locuzione che, come ricorderete, era già presente nell'allegato D delle leggi di unificazione del 1865, quantomeno per il giudizio di ottemperanza, ebbene questa giurisdizione propria di merito come cognizione piena. Infine, non mi soffermo sul quarto profilo, cioè quello del rapporto con i ricorsi amministrativi e con le giunte provinciali amministrative, questo tema sì davvero superato dall'evoluzione del nostro ordinamento, ma una parola che peraltro mi consente di riprendere anche le riflessioni di Riccardo Villata sul tema, spendo sulla disapplicazione. Perché sulla disapplicazione oggettivamente Amort, rispetto al contesto storico di quell'epoca,
epoca, oggettivamente assume una visione molto più tradizionale rispetto a quella risultata poi viceversa più in voga e sostanzialmente vigente nella lettura che ne offre la giurisprudenza amministrativa oggi. Ebbene, l'idea di Amort rispetto alla disapplicazione dei regolamenti è un'idea antica, ancorata al dato normativo dell'epoca sicuramente, e quindi diciamo con questo limite. E tuttavia, e qui riprendo il pensiero che leggerete del professor Villata sul suo maestro nella rivista, devo riconoscere, la soluzione attuale, che pure molti vantaggi in termini pratici e in termini anche di pienezza di tutela assicura, ha anche i suoi svantaggi. E questo profilo, cioè dell'esistenza di alcuni limiti alla soluzione in voga nell'ambito della tesi della disapplicazione dei regolamenti da parte del giudice amministrativo, questa esistenza di alcuni profili problematici o comunque di alcuni profili critici in termini di conseguenze applicative, proprio dalla lettura di Amort ancora si ha modo di apprezzare, e quindi l'invito alla lettura degli studi di Amort in materia di giustizia amministrativa è consigliabile non solo a noi studiosi del diritto amministrativo per ragioni di tipo culturale o per ragioni di tipo teorico, ma se ne consiglia vivamente la lettura anche ai pratici, e fra essi primi fra tutti gli autorevoli magistrati del Consiglio di Stato e dei giudici sottordinati, come un tempo si diceva, con grande ammirazione ovviamente per la giurisdizione amministrativa di primo grado, perché anche per chi quelle nuove norme interpreta, gli occhiali del passato talvolta, grazie alla distanza rispetto al tempo presente, offrono spunti preziosissimi. In questo la lettura degli antichi maestri offre un'ulteriore ragione di merito, che va riconosciuto all'intuizione di Roberto e della rivista, e soprattutto della nostra amata ospite Margherita. Grazie. Grazie al professor Aristide Police per questa carrellata giuridica nel passato, nel presente e nel futuro, anche perché è un monito futuro per tutti coloro che si accingeranno a studiare, l'invito a non fughe in avanti, l'invito al dato normativo e l'invito a leggere tutti gli scritti di giustizia. Bellissima la voce che si chiama procedimento amministrativo, che può essere equivoco il titolo, che scrisse in collaborazione con il re Seranelletti Antonio Amort, e ha una modernità nell'esordio eccezionale, in cui dice: la pubblica amministrazione, quando entra nel processo, non entra in veste di autorità, ma entra in veste di parte alla stessa stregua di un privato. E ancora oggi forse qualche rilettura dell'importanza in maniera limpida di questo potrebbe essere opportuno per la nostra giustizia amministrativa. Grazie ancora allora, e do la parola a Francesco De Leonardis, grande esperto di tutela ambientale, quindi ci parlerà di Amort e la tutela ambientale. Grazie Francesco. Grazie, consentite anche a me di iniziare con un ringraziamento particolare innanzitutto a Roberto, che conduce la rivista con mano ferma e ci sta aiutando a riscoprire, come diceva anche prima Aristide, i classici prima di tutto, come dire, noi stessi, no? E quindi questo percorso, questa avventura culturale che è stata iniziata dal professor Romano come fondatore e che lui sta proseguendo, merita, come dire, un mio, come dire, personale grazie. Poi un secondo grazie a Margherita, che diciamo ha organizzato questa giornata, diciamo, non solo per averla pensata, per averci coinvolto e tutto, ma anche per la scaletta, in qualche modo, per questa mail che nessuno ha ricevuto, ma che comunque va bene. Diciamo, alla fine ognuno di noi
ognuno di noi non sapeva esattamente, quindi c'era il bello della diretta, di quando saremmo dovuti intervenire, ma comunque va benissimo. E la ringrazio in modo particolare perché anche nella struttura di questo pomeriggio si è passato dai temi un pochettino più generali che sono stati affrontati da prima da Roberto, poi da Leonardo, poi si è via via attraverso Paolo, attraverso Pino Caia e Aristide ci si è mossi sempre su temi di parte generale. Adesso, come dire, si conclude con un tema molto, molto specifico, potremmo dire di parte speciale, anzi specialissima, no? Perché il primo interrogativo che mi sono posto quando io avevo, confesso, conosciuto Amort sulle opere principali, avevo studiato Amort sulla nozione di gerarchia, sul pubblico impiego, soprattutto sulle osservazioni sui limiti dell'attività di diritto privato del 38, sul merito dell'atto amministrativo. Quindi mi chiedevo, ma Amort si è occupato di ambiente? Ma questa era la prima domanda che mi sono fatto. Ma quando mai? Cioè, nel senso, in effetti ho scoperto che c'è un suo pregevolissimo lavoro del 1976, sottolineo la data, sulle competenze legislative statali e regionali, che riporta una relazione che lui tenne nell'ambito del convegno sulla tutela pubblica dell'ambiente, che è ricchissimo di spunti da questo punto di vista. E questo già però è un primo elemento importantissimo che volevo sottolineare, chiamiamolo un elemento di contesto. Stiamo parlando di un maestro che nato nel 1908, che scompare nel 1986, che per quelli che un po' come me si dilettano di qualche cosa che riguarda con l'ambiente, l'86 è l'annus terribilis et mirabilis per il diritto dell'ambiente, perché è l'anno diciamo di Chernobyl, è l'anno dell'istituzione della legge 349 dell'86, dell'istituzione del Ministero dell'Ambiente, è l'anno dell'atto unico europeo, no? Quindi diciamo l'opera di Amort si colloca prima, si colloca in quella che gli studiosi del diritto ambientale considerano la prima tappa della legislazione ambientale generale, che si conclude proprio nel 1986. Lui scrive nel 1976, 10 anni prima di questo annus terribilis et mirabilis. E già questa è una cosa interessantissima, e scrive, come adesso andremo a vedere, delle cose molto interessanti. Un secondo aspetto è che mi ha fatto venire in mente tutto questo, mi ricordo quando, consentitemi questo ricordo personale, non tanto di Amort quanto del mio maestro, del professor Romano, quando negli anni 2000 più o meno io gli dissi: professore, io mi vorrei occupare un po' di studiare queste tematiche ambientali. E lui mi disse: ah, io non ho mai trattato questi argomenti, però sono molto favorevole perché questo sarà il futuro, no? Sarà il futuro del diritto amministrativo. Non era vero che non li aveva mai trattati, perché poi ho scoperto successivamente che aveva scritto anche lui dei pregevolissimi contributi, la lotta agli inquinamenti, note di legislazione regionale nel 1975, una nota bellissima del Foro Italiano nel 71, il giudice amministrativo di fronte al problema della tutela degli interessi diffusi, Varenna, del 1978. Quindi mi aveva giocato un piccolo scherzo, come spesso lui è abituato a fare, perché in realtà l'ambiente lo conosceva benissimo. E quindi anche Amort, allo stesso modo, ho scoperto, e non poteva essere diversamente per il primo dei non eletti all'Assemblea Costituente. Peraltro, e questa è una, non credo che Margherita nella sua preveggenza lo abbia previsto, è di oggi la notizia che la Commissione Affari Costituzionali del Senato abbia approvato la norma che adesso andrà in aula, ma che insomma diventerà molto probabilmente legge costituzionale, la modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in cui verrà inserita la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, all'interno del nostro testo costituzionale. E quindi diciamo,
proprio oggi, quando Margherita ha fissato il webinar, diciamo, forse Amort sarebbe contento di sapere che questo punto, che lui già aveva messo in evidenza in questo articolo del 76, è arrivato, come dire, sta per arrivare al punto nel testo costituzionale. Ovviamente mi soffermerò su tre, diciamo, aspetti dell'articolo di Amort, che peraltro viene analizzato molto bene anche da uno dei saggi di Monica del Signore, che verrà pubblicato nel fascicolo della rivista Diritto Amministrativo. Ovviamente ci sono dei temi che non si può richiedere a chi nel 1976 si occupava di ambiente, tutto quello che è venuto dopo, no? quella lucidità che invece poi gli studi successivi magari hanno iniziato ad evidenziare. Per esempio, lui la prima domanda che si pone è se ci sia una nozione unitaria di ambiente o vi siano più nozioni. Questa era la più classica delle domande: esiste quindi un bene ambiente o esistono più tutele ambientali? Lui conclude, come del resto aveva concluso 3 anni prima Giannini nel famoso saggio sulla tripartizione del concetto di ambiente, per una scomposizione dell'ambiente in tre nozioni, che poi Giannini identificava con il paesaggio, l'ambiente naturale e l'urbanistica, e lui sposa questo approccio per settori, quindi, come del resto in quel ho sentito dire da molti di quelli che mi hanno preceduto, e concordo nel modo più assoluto a questa lezione di metodo che Amort ci dà, a questa vicinanza al diritto positivo, cioè alla sua adesione al diritto positivo, che credo sia un punto essenziale per noi. E lui giustamente aderisce al diritto positivo dell'epoca, in cui c'era la legge sull'inquinamento atmosferico, la legge sull'inquinamento idrico, la prima legge sui rifiuti e quant'altro. Ovviamente oggi, se guardiamo a questo approccio che troviamo nel suo articolo del 76, ci viene facile dire, beh, però si tratta di un approccio che ormai è stato superato. Se guardiamo oggi non soltanto all'articolo 117, comma 2, lettera S della Costituzione, che ci parla appunto di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, quindi il concetto di sistema, il concetto di integrazione, se guardiamo all'articolo 5, comma 1, lettera C del testo unico ambientale, che ci dà una nozione di ambiente che poi possiamo trarre dall'Istituto della Valutazione di Impatto Ambientale, se guardiamo all'articolo 300 del testo unico ambientale sul danno ambientale, se guardiamo all'allegato 7 del codice dell'ambiente, in cui si dà una nozione di ambiente che è una nozione, diciamo, più vicina al sistema, più vicina, poi dire, al circolo, più vicina alla... È chiaro che quell'approccio per settori che noi ritroviamo in quelle pagine di Amort non possiamo che ritenerlo superato. Oggi campeggia, potremmo dire, il principio di integrazione, campeggia il principio europeo, di derivazione europea, il principio di integrazione della tutela ambientale nell'ambito di tutte le politiche. Basti guardare che il nostro Ministero dell'Ambiente ormai accorpa in sé competenze in materia ambientale e in materia energetica. Basti guardare il nostro Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, in cui le tematiche ambientali vengono collegate, per esempio, con le infrastrutture, con la mobilità, vengono combinate con l'energia. È interessante notare che uno dei punti in cui Amort, che Amort richiama, era una legge sulle infrastrutture energetiche, in cui lui già allora, nel 1976, diceva: attenzione, perché qui il tema energia elettrica è un tema che va necessariamente collegato con l'ambiente. Quindi è interessantissimo, perché questa affermazione, che oggi ormai è scontata, la troviamo in un'opera del 1976. Così pure tutta una disquisizione che lui fa sulla
potremmo dire antropocentrismo versus ecocentrismo, ossia se l'oggetto della tutela sia propriamente l'uomo o sia più propriamente l'ambiente, è interessantissima. Io la consiglio vivamente la lettura di questo articolo anche ai più giovani che iniziano a dedicarsi a queste tematiche, perché mette in chiaro con quella chiarezza tipica dei maestri veri, no, quali sono le questioni, quali sono i problemi, si pone le domande che poi la dottrina successiva avrà avuto modo di, in qualche modo, non dico di risolvere, ma di continuare a studiare. È ovvio che oggi, alla luce del pacchetto Circular Economy del 2018, alla luce del recepimento del pacchetto della Circular Economy nel 2020, questi temi di antropocentrismo versus ecocentrismo vanno inquadrati in un'ottica molto diversa, quindi non è più capire se viene prima, scusatemi, l'uovo o la gallina, ma diciamo è tutto un sistema di relazioni che deve trovare il suo equilibrio, e che quindi ormai questo probabilmente siamo riusciti a capirlo. Così pure l'identificazione dell'ambiente con il paesaggio che Amort compie a un certo punto è tipica di quella, diciamo, della dottrina dell'epoca, e poi vedremo che invece la giurisprudenza, sia costituzionale sia la dottrina successiva, andranno a precisare. Ultimo punto, l'approccio autoritativo, lui dice come si tutela l'ambiente attraverso i classici strumenti provvedimentali: comandi, divieti, autorizzazioni, condizionamenti. Anche su questo diciamo, si sono fatti parecchi passi in avanti. Se guardiamo al pacchetto Circular Economy, vediamo che gli strumenti economici di tutela dell'ambiente si sono affiancati con una rilevanza addirittura quasi superiore agli strumenti tradizionali per la tutela, appunto, dell'ambiente. Questi sono in qualche modo, proprio in via di estremissima sintesi, tre aspetti: questo approccio settoriale, questa, diciamo, visione dell'antropocentrismo e dell'ecocentrismo e dell'approccio autoritativo, che in qualche modo poi l'elaborazione successiva, partendo dalle basi che Amort ha ricordato, ha successivamente sviluppato. Però ci sono dei punti di una importanza, a mio parere, straordinaria nell'articolo di Amort, che tanto più importanti quanto più lui non era un esperto, tra virgolette, di questo settore specifico. Era un maestro, aveva un metodo e applicava questo metodo a qualunque oggetto gli si presentasse. In questo caso gli si era presentato l'oggetto ambiente, applica il suo metodo a questo oggetto. E dice, a un certo punto in questo articolo, una denuncia, una richiesta nuova che la ecologia ci sta intimando. Teniamo presente che, ripeto, il 76 è l'anno che viene 4 anni dopo la dichiarazione di Stoccolma, quindi siamo a 4 anni dalla prima dichiarazione generale, dalla prima dichiarazione del diritto internazionale, dei principi generali dell'ambiente. Lui scrive a 4 anni da questo momento, e già dice una denuncia, una richiesta nuova che l'ecologia ci sta intimando, si ritrova invece nel computo, attenzione a questa parola che lui usa, nel computo delle risorse della biosfera e dei loro limiti. Consideriamo che il concetto di limite della biosfera, è il concetto chiave di tutta l'evoluzione dottrinale, a partire, diciamo, da 3-4 anni a questa parte, perché prima si parlava molto di principio dello sviluppo sostenibile, no? E questo ormai è un tema che tutti noi conosciamo: sviluppo, come dire, che avvenga in modo compatibile con le esigenze dell'ambiente o quant'altro. Ma il concetto del limite, che è il concetto che fonda l'economia circolare, è un concetto nuovissimo, e lui
nel 1976 lo menziona. Menziona il concetto di limite e menziona il concetto di computo delle risorse della biosfera. Computo significa proprio, come possiamo dire, fare una sorta di archivio, di capiamo innanzitutto quante sono queste risorse della biosfera, per capire il che comporta una moderazione e a un tempo una distribuzione programmata del loro utilizzo. Qui, in queste quattro righe, di questo suo paragrafo 4 dell'articolo, c'è una novità straordinaria che soltanto oggi possiamo capire nell'opera di Amort. E quindi questo è una delle riforme che in questo momento, di cui si sta parlando in Senato in questo momento, è quella di modificare l'articolo 41 della Costituzione per inserire tra i limiti della, diciamo, tra i vari limiti dell'attività economica anche gli aspetti ambientali. Quindi vedete come stiamo parlando di questioni che vengono definite il 19 maggio del 2021 e che erano state pensate nel 1976. Quindi, e qui veramente vado a concludere, anche perché il tempo a mia disposizione è scaduto, dico un'ultimissima cosa che mi ha colpito. A un certo punto lui dice: occorre sottrarsi al fascino, per non dire alla moda, dell'ecologia. E questa dell'ecologia è un'etichetta di successo, no? E non vado avanti nella. Se noi andiamo a prendere tutta la produzione provvedimentale dell'antitrust sul greenwashing, no? Degli ultimi anni, ci rendiamo conto di come anche da questo punto di vista occorse sottrarsi al fascino, per non dire alla moda, dell'ecologia. Tutti ormai parlano di transizione ecologica, tutti parlano di green, tutti parlano di economia circolare, viene inserita come il prezzemolino di tutti i piatti dappertutto. Il tema, come ci avrebbe ricordato Amort, è: facciamola veramente, cioè nel senso, se vogliamo rispettare il pianeta, se vogliamo rispettare le risorse del nostro pianeta, parliamo di meno e agiamo di più. E io credo che questo... Prima Aristide ricordava che Amort era un uomo severo, breve, conciso e sintetico. Quindi io penso che forse lui oggi sarebbe contentissimo di questa giornata che stiamo facendo ricordandolo. Chissà, magari ci bacchetterebbe, perché bacchetterebbe me, non certamente gli altri relatori, per qualche piccola sbavatura che ho potuto involontariamente fare, però penso che sarebbe molto contento di vedere che così tante persone, vedo 120 partecipanti oggi, si siano, come dire, riuniti per pensare e per riflettere sulla sua opera e in fondo anche sulla sua vita. Grazie ancora, Margherita. Grazie a te, Francesco, grazie per tutti i moniti nei confronti di chi si accinge a studiare la tutela dell'ambiente, che Amort ha indicato come strada e tu hai continuato a seguire. A me il compito di ringraziare tutti, il mio grazie più sentito, più particolare, va naturalmente al professor Alberto Romano, che ci ha fatto questo grande regalo di essere con noi e di dirci cose belle e sempre molto vive. Mio grazie a Roberto Cavallo Perin, che continua a tenere il nome della rivista alto, a tutti gli amici del direttivo che sono veri e propri amici, e di questa amicizia io sono davvero felice. E vorrei chiudere, se mi permettete, con un bellissimo ricordo di Amort, un ricordo che fa Mario Nigro, pubblicato sui suoi scritti giuridici. Nigro, sotto questo profilo che vi dirò, accomuna Amort a mortati. Dice: nei confronti di coloro che si professavano loro allievi, Amort e mortati si sono posti esclusivamente come testimoni di vita e di esperienza, portatori di una testimonianza più alta e più ricca delle altre, ma pur sempre una testimonianza, una voce tra le voci, la quale non nega, anzi postula, per nessuna necessità, dialogo e confronto.
per amor temortati, impegno e umiltà sono le principali doti del maestro. Grazie. Arrivederci a tutti e grazie di aver fatto questo pomeriggio tutti assieme. Arrivederci. Grazie Margherita. Arrivederci. Ciao. Grazie Alberto. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci, arrivederci, state bene. Ciao a tutti. Ciao Vino.